Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel nuovo appuntamento con il Bar Sport ragazzi, perché c'è stata la prima giornata di campionato e quindi noi andremo ad analizzare il campionato, la prima giornata di campionato proprio ai raggi X. Detto questo però premetto che io andrò a diciamo occuparmi principalmente di Milan, Inter, Fiorentina e Lazio come big, semplicemente per un motivo, perché Roma, Atalanta, Napoli, Juventus ne ho parlato in dei video a parte, quindi sinceramente non mi va di parlarne ancora, anche se comunque ne parlerò ma non nello specifico. Detto questo inizierei proprio da Inter Fiorentina ragazzi. Allora, diciamo una cosa molto molto importante per me, e mi prendo tutte le responsabilità della frase: la Fiorentina ha fatto uno dei mercati migliori della Serie A secondo me, perché conosco gli interpreti, perché conosco giocatori come Isseric, conosco giocatori come Veretout, conosco giocatori come Vitor Hugo, che ieri ha fatto una partita veramente mediocre, ma staremo poi a vedere, secondo me andrà veramente benissimo per tutta la stagione. Conosco giocatori come Benassi, Chiesa, Saponara, Sportiello, lo stesso Astori che ieri ha fatto malissimo. Secondo me non c'è nulla di strano a vedere la Fiorentina perdere con l'Inter, perché secondo me, cioè dal mio punto di vista, l'Inter arriverà in posizione Champions League. Mentre secondo me, ribadisco, sapete perché dico tutte le volte secondo me? Perché poi la gente dice: ma che dici? Il mio parere, semplicemente il mio parere, voi dite il vostro. Secondo me la Fiorentina invece farà una buonissima stagione chiudendo comunque in Europa League. L'Inter è più forte della Fiorentina, arriverà sopra la Fiorentina e ha giocato in casa, quindi aveva tutte le carte in regola per vincere questa partita. Fra l'altro il fatto che è stato concesso un rigore dopo 5 minuti all'Inter, che c'era per un'ingenuità di Astori, secondo me ha diciamo fuorviato la partita, per ovviamente andare subito sotto. Poi l'hanno preso subito un altro Icardi, è stato bravissimo, bam, una mazzata fra capo e collo. Ieri la Fiorentina ha giocato male e su questo non c'è dubbio, anche se l'esterno lì, Diaz, veramente molto molto bravo, il Fiorentina ci ha riscatto, secondo me lo riscatterà perché è veramente molto forte ragazzi. L'Inter parte bene, parte veramente molto bene, così come parte bene il Milan che vince a Crotone, anche in quel caso calcio di rigore ed espulsione che ovviamente ha vanificato la partita del Crotone, però ragazzi se le cose ci stanno è giusto darle. Il Milan ha giocato molto molto bene, il Crotone in 10 proprio è andato a navigare, io l'ho detto secondo me o il Crotone ci fa la sorpresa e vince o prende le mazzate, ha preso le mazzate, a fine primo tempo era già finita la partita ragazzi. Cutrone segna e fa segnare Cutrone ragazzi, io ribadisco, se il Milan dovesse prendere una punta come Kalinic, come Aubameyang, come chi che sia, con dei giocatori come Cutrone e André Silva spariranno. Già André Silva fa la panchina a Cutrone e voi dite magari che ne so, perché c'è, poi c'è l'Europa, no, perché l'andata Milan ha vinto 6-0, André Silva ieri ha fatto la panchina a Cutrone. Ora vediamo nelle prossime partite ragazzi, perché sennò uno come André Silva, uno come Cutrone rischiano veramente di finire fuori dagli schemi. Il Milan ha vinto, ha vinto Milan e Inter. Per quanto riguarda l'altra partita l'ho detto, la Roma non ha convinto, meritava l'Atalanta assolutamente, però sinceramente me ne frega veramente nulla, io sono tifoso romanista, me ne frega veramente nulla. L'anno scorso abbiamo preso un sacco di pali e la gente mi diceva: eh sì, però non serve a niente prendere pali, bisogna vincere, e abbiamo vinto e sono contento, sinceramente sono molto molto contento. Si dice sempre, quando io dicevo la Juventus vince però non convince, mi dicevano le squadre forti sono così, le squadre forti vincono pure quando fanno schifo, e sinceramente mi prendo tutti i complimenti del caso, anche se in questo caso, visto che siamo e non ce li fanno. Detto questo, la Juventus e il Napoli invece straconvincono, così come Milan e Inter, distruggendo le proprie avversarie, ne abbiamo già parlato in un video. Quest'anno ragazzi sarà veramente una bella lotta per lo scudetto. Le 5 squadre che diciamo erano le più accreditate all'inizio, cioè Juventus, Napoli, Roma, Milan e Inter, hanno vinto tutte, fra cui comunque sinceramente qualcuno mi ha detto però la Roma ha faticato un po' di più. Sì ragazzi, noi abbiamo già da Bergamo, però fra l'altro Atalanta ci ha fatto una capoccia così, quindi si potrebbe anche capire come cosa. Detto questo invece la Lazio è totalmente diversa da quella che ha affrontato la Juventus. Ora, io magari sbaglio, l'ho messa tipo a destra della classifica a fine anno, perché ragazzi? Perché quest'anno la Lazio l'ho vista molto 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 più propensa a giocare meglio contro le big rispetto che contro le piccole. Avendo visto il gioco di Inzaghi, le piccole si saranno monitorate, abbiamo visto ieri la Spal, e farà una fatica assurda a creare gioco. Cioè vedrete che mentre l'anno scorso, quando era la Lazio a prendere in mano il pallino del gioco, distruggeva tutte le piccole, mentre con le big faticava, tranne ovviamente al derby che poi ha vinto, però ha perso il derby d'andata, ha perso contro tutte le big al di là del derby di ritorno e in Coppa Italia il derby.
faticava contro le big. Quest'anno secondo me sarà il contrario, e l'abbiamo visto già ieri. Complimenti alla Spal, fra l'altro, che viene in Serie A e strappa subito un punto all'Olimpico contro la Lazio, che l'anno scorso è stata la quinta forza del campionato. Per quanto riguarda le altre partite, il Bologna pareggia 1-1 con il Torino, ragazzi, partita veramente, sapete che c'è, sono quelle partite che te lasciano un po' d'amaro in bocca, perché non, perché tu ti aspetti un pareggino, perché sono due squadre che si equivalgono, e un pareggino esce. Lì c'è stata, ragazzi, una cavolata clamorosa di, tanto giro il foglio con, per vedere insomma le partite, c'è stata una paperata clamorosa del portiere Mirante, veramente non sono rimasto basito. Il Benevento va avanti a Genova con la Sampdoria, e lì subito i tifosi della Sampdoria subito a tirare le madonne, però un grandissimo Fabio Quagliarella alla ribalta. Vorrei dire una cosa a proposito di Fabio Quagliarella, ragazzi, vorrei fare i complimenti a Quagliarella, perché già è uno dei pochi che è arrivato a 100 gol in Serie A ancora in attività. Mi pare che c'è Quagliarella, Pellissier e c'è un altro, non mi viene l'altro. Quagliarella, Pellissier, non mi viene, ragazzi, fammi vedere se sta qui, non mi viene, vabbè, Quagliarella e Pellissier su tutti, poi ce ne sta un altro che adesso non mi ricordo, ma non me lo fate sapere qui sotto, tanto dopo me lo vado a cercare. Comunque Quagliarella fa una doppietta e continua a segnare, quindi complimenti, ragazzi, così come complimenti al Chievo, cioè ha vinto fuori casa contro l'Udinese. Io non mi aspettavo proprio, cioè era una partita imprevedibile, ma c'è da dire che l'Udinese quest'anno per me farà molto molto bene, e il Chievo mi ha sorpreso veramente tanto. Partita scialba invece, concludo Sassuolo-Genoa, ragazzi. Sassuolo-Genoa, per me quest'anno il Sassuolo lo vedo veramente veramente male, veramente veramente male, ragazzi, il Sassuolo quest'anno lo vedo male. Partita scialba, c'è veramente poco da dire. Detto questo, concludo dicendovi che per i pronostici non sono andati granché, però qualcosina, qualche soddisfazione ce la siamo levata. Ad esempio due marcatori, perché avevo detto che secondo me Udinese Chiave avrebbe segnato l'ex di turno Terò, e ha segnato l'ex di turno Terò, mentre Inter Fiorentina avevo detto giocate il gol di Icardi, e Icardi effettivamente ha segnato. Vi ho preso anche due risultati esatti, sono l'1-1 di Bologna-Torino e il 3-0 della Juventus. Infine per i pronostici non sono andati granché, speriamo settimana prossima vadano meglio, però qualche soddisfazione ce la siamo levata. Bologna-Torino ad esempio ho detto di giocarvi il segno ospite, sì, preso, il over 1.5 preso e il gol preso. Per Hellas-Napoli ho detto di giocarvi l'over 2.5 preso, il 2 più over preso, il 2 più over 2.5 perché prima ho giocato 1.5, anche qua preso. Poi ad esempio per Inter-Fiorentina ho detto di giocarvi l'over 1.5 preso, l'1 secco preso, il gol di Cardi preso. Pure per la Juventus, Juventus-Cagliari, l'1 secco della Juventus preso, 1 più over 1.5 preso, la Juventus vince con 2 gol di scarto preso, e preso anche il risultato esatto. Qualche soddisfazioncina ce la siamo tolti, però settimana prossima speriamo assolutamente di fare meglio. Detto questo, ragazzi, vi lascio in descrizione il link del Maestro 2.0 che apprende i pronostici, è il migliore, veramente calcio NBA, è veramente il migliore, cercatelo. Vi ricordo una semplicissima cosa, vi ricordo che il 2 settembre saremo al ristorante Le Streghe, vi lascio tutto in descrizione, per guardare insieme Italia-Spagna l'evento. Per i 150.000 iscritti ci sarà anche Federico Marconi, il Gabbone, Gabboman, Gualt, ci sarà Alfred, ci saremo veramente tutti, ragazzi, forse anche il gladiatore Daniele Brogna, questi mi faranno sapere. Mi raccomando, ragazzi, venite perché vi aspetto, vi lascio tutto in descrizione, chiamate, prenotate che non trovate più posto. Buon scialala, noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video.